Buongiorno ragazzi, bentornati al canale, come sempre Giù di Muscoli a Vita. Oggi volevo parlare dei tempi di recupero. Ho ricevuto numerosissime domande al riguardo. Ma ho visto che nei tuoi programmi i tempi di recupero sono particolarmente lunghi. In palestra mi dicono che non dovrei fare così. Pensavo che per stressare il muscolo devo riposarmi di meno tra ogni serie, eccetera eccetera. Quindi con questo video voglio rispondere a questa domanda. Il concetto che con un tempo di recupero minore aumenta la crescita muscolare è abbastanza errato. Tanta gente ci crede ancora, ma questo è più o meno un mito. Per quale motivo la gente ci crede ancora? Perché per crescere il muscolo si pensava che dovessi stressare il muscolo. Prendendo tempi di recupero minori, ovviamente stai sottoponendo il muscolo a più stress in un tempo più ristretto. Quindi maggiore stress in tempo ristretto dovrebbe equivalere a crescita muscolare, giusto? Inoltre, se tu sovraccarichi il muscolo in un tempo minore, quindi recuperi di meno tra ogni serie, si verifica un aumento del growth hormone, quindi dell'ormone della crescita. Adesso, ovviamente uno potrebbe prendere questa cosa e dire che è una correlazione, ovvero che tempi minori di recupero aumentano l'ormone della crescita per via di cose, per forza di cose vuol dire che stiamo crescendo muscolarmente. Però c'è una cosa molto importante che la gente si dimentica. Alla fine, per crescere muscolarmente è il sovraccarico progressivo, ovvero tu devi sottoporre il tuo muscolo a uno stimolo progressivo di carico e di volume col passare del tempo. Che succede quando tu diminuisci troppo e ristringi troppo i tempi di recupero? Se tu nella prima serie hai fatto 10 ripetizioni e poi prendi 30 secondi di pausa, molto probabilmente nella prossima serie non riuscirai a farne 10, riuscirai magari a farne 7, altri 30 secondi nella prossima riuscirai a farne 5. Quindi è vero che in quello spazio più piccolo di tempo hai stressato il muscolo e magari corrisposto a una crescita o a un aumento dell'ormone della crescita, che poi è temporaneo e è piccolo. Comunque, diciamo che anche quello è vero. Però che succede se c'è l'altro compare che ha fatto la stessa cosa, ha fatto le stesse serie, ma invece di prendere 30 secondi ha preso 2 minuti di pausa e invece di fare 10 rep, poi 8, poi 6, ne ha fatte 3 serie da 10 rep con lo stesso peso che usavi tu? Ovviamente lui ha fatto più volume e col passare del tempo lo sbilancio che si crea tra il maggiore volume che ha fatto questo tuo amico e invece lo stress metabolico che hai messo tu sui muscoli, che sì, magari ha pure aumentato l'ormone della crescita, ma non direttamente col passare del tempo non va a influire la crescita muscolare rispetto a lui che sta aumentando di volume, ovviamente per via di cose la crescita muscolare sarà maggiore nel tuo amico. Questo è quello che ci dimostra la ricerca scientifica ed è quello che vorrei farvi capire anche a voi. La ricerca scientifica ha sottoposto diversi gruppi di lifter a diversi tempi di recupero. Alcuni che si sono allenati da 0 e 30 secondi tra ogni serie, alcuni tra 1 minuto e 2 minuti e mezzo tra ogni serie e altri tra 2 minuti e mezzo e passa tra ogni serie. Che cosa è successo? Hanno provato che appunto i tempi di recupero limitati sotto i 2 minuti vanno ad influire sul volume totale che riesci a fare e per via di cose col passare del tempo, mi sembra 8-12 settimane, la crescita muscolare in questi individui era minore. Invece per coloro che si sono allenati con 2 minuti di recupero minimo tra ogni serie ce l'hanno fatta a aumentare di più il carico, a sollevare il carico per più ripetizioni, quindi un volume maggiore quando si vede nell'arco di tutta la sessione, e quindi col passare del tempo hanno fatto maggiori gains. Questo cosa vorrebbe significare? Che in realtà se tu ti alleni solamente con dei tempi di recupero ristretti, molto probabilmente nonostante stai stressando il tuo muscolo, col passare del tempo questo sarà molto minore rispetto a quello che perdi, a ciò che perdi in termini di volume. E dato che volume è la cosa principale e più importante, che vuoi aumentare col passare del tempo, dovresti in realtà scegliere un tempo di recupero che ti permette di fare il massimo del volume. E molto spesso questo si aggira intorno ai 2 minuti. Per quello tutte le mie schede, quando fate forza, i tempi di recupero sono tra le 3 e i 5 minuti, perché questo è proprio, dato che l'intensità è così alta, ti permette di recuperare al massimo non solo le fibre ma anche il sistema centrale nervoso. Invece nei movimenti di isolamento, oppure comunque quando fate i movimenti nel rep range di ipertrofia, dove l'intensità è moderata, non è massima, i carichi sono dal 40 al 70% del vostro massimale, quando fate questo rep range qua, i tempi di recupero li diminuisco, ma non li diminuisco mai fino a 60 secondi, perché nonostante voi potreste stressare di più il muscolo in uno spazio minore di tempo, però quello che perdete in termini di volume fluisce negativamente e rallenta la crescita muscolare col passare del tempo. Quindi, se c'è una cosa che voglio che capiate da questo video è che anche voi, se volete massimizzare la crescita muscolare, non vi preoccupate dei tempi di recupero di aspettare troppo a lungo tra ogni serie. Io vi consiglio minimo 1 minuto e mezzo, ma anche 2 minuti, 2 minuti e mezzo, vi direi di iniziare ogni serie quando vi sentite freschi. Questa è la cosa più importante, perché il volume totale che muovete è molto più importante dello stress metabolico che avviene tra queste
pause di recupero più brevi. Detto questo, spero che sia stato chiaro, spero che vi sia piaciuto questo video. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, buttateci un like, come sempre, condividete con degli amici per vedere cosa ne pensano anche loro. Questo è ciò che dice la ricerca scientifica e quello che anch'io sto vedendo in palestra. Detto questo, ti ringrazio veramente di cuore se sei qua. Noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!